Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Questo spettacolo dal titolo Eranina di Aristofane è in realtà un progetto che la compagnia Fatti d'Arte insieme alla cooperativa Ulixes e in questo caso i ragazzi del liceo classico di Bitonto, Carmine Silos, è incominciato ad ottobre e quindi ha visto un percorso che riguardava appunto l'epoca classica. E quindi prendo spunto appunto da un commediografo importantissimo nell'era classica e greca che era appunto Aristofane, l'abbiamo fatto rivivere secondo, non soltanto rispettando le tradizioni, ma soprattutto insomma mescolando il teatro antico con insomma nuove tecniche e metodologie di arti drammatiche. Questo percorso è durato 4 mesi, molto impegnativi, 240 ore, e il debutto di questo lavoro è stato il 15 di febbraio. E data la grande richiesta, insomma, e la contentezza del pubblico, si è deciso anche di replicarlo e quindi stasera andrà in scena al Teatro Traetta alle ore 20:30. Erani sono una commedia di Aristofane che Aristofane rappresentò nel 406 a.C. ad Atene. Si tratta di una commedia imperniata sulla critica letteraria, per essere precisi sulla critica teatrale. Lui stesso partecipava agli agoni, cioè alle gare, una sorta di festival tra i più bravi autori di teatro dell'antichità, e colpisce e critica i suoi colleghi che però non si occupano di commedie ma si occupano di tragedie. In particolar modo in questa commedia egli si prende il gioco di Eschilo, Sofocle ed Euripide. In particolar modo Eschilo ed Euripide perché erano morti con un certo anticipo rispetto alla data della rappresentazione del 406. Invece Sofocle morì praticamente durante la preparazione della commedia, quindi diciamo che Aristofane non fece neanche in tempo a realizzare una commedia in cui ci potesse essere un ruolo importante anche per il grande tragediografo ateniese. E quindi egli fa critica letteraria da par suo, facendo ricorso a tutti gli espedienti della comicità di cui egli è capace e che vedremo insomma questa sera, e alla fine potremmo così rappresentare da una parte un'idea di teatro qual è quello di Eschilo, un teatro diciamo didattico, un teatro di insegnamento, un teatro che, come si dice nella parabasi di questa commedia, un teatro che serve a insegnare al popolo il comportamento migliore nella vita, una condotta di vita retta e virtuosa. Quindi è un teatro civile, impegnato. Dall'altra parte invece Aristofane sottolinea come il teatro euripideo sia un teatro assolutamente ripugnante dal punto di vista morale, un teatro che al contrario corrompeva diciamo la gente ed era, potremmo diciamo così, no, rappresentarlo come esattamente l'opposto di quello di Eschilo. Molto, diciamo, molto suggestiva la rappresentazione messa in scena questa sera, coordinata da Fatti d'Arte e interpretata dai ragazzi del laboratorio SMART, un progetto che ecco, Ulixes e Fatti d'Arte hanno proposto alla nostra scuola e che vede protagonisti poi di fatto i nostri ragazzi. E una suggestiva rappresentazione che perché questa commedia si ambienta in Ade, cioè si ambienta negli inferi, quindi è chiaro che è un luogo di varie suggestioni, un luogo che ispira colpi di scena, idee creative e quant'altro. Ora, questo tipo di esperimento, questo progetto, questo laboratorio teatrale, come ben si sa, il liceo classico lo conduce sempre compatibilmente con le risorse finanziarie. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.